l'Italia potrebbe essere nel franco svizzero dove vuole essere, però bisogna fare le riforme commisurate. Il problema è che al di là dei risultati di bilancio che noi conseguiremo nel breve periodo, la sostenibilità della nostra presenza nell'Eurozona è legata indissolubilmente alla capacità del nostro paese di attuare quelle riforme strutturali che possano consentire una convergenza della nostra economia con quelle del Nord Europa. Però ecco, in modo intuitivo noi abbiamo una serie di fattori che concorrono tutti a portare le economie meridionali dell'Eurozona verso una spirale deflazionistica. Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale dell'ottobre 13 l'anno scorso era molto specificamente chiaro su questo punto, cioè che l'Italia seguiva una politica sbagliata che creava disoccupazione e declino economico, perché aumentate le tasse proprio quando l'economia era già scivolando giù, tu aumenti le tasse e togli via soldi. Se tu devi risparmiare, e si doveva risparmiare, devi tagliare la spesa pubblica, mentre non c'è stato il taglio della spesa pubblica, neanche quel taglio che è facile di fare, cioè le spese politiche esuberanti, le famose province inutili, tutte queste persone super pagate. Il presidente della provincia di Bolzano guadagna il doppio della Merkel. Ci sono un numero di funzionari statali che guadagnano il doppio della Merkel, ce ne sono centinaia. I tedeschi non hanno chiesto di strangolare l'economia italiana. L'economia italiana è strangolata da un governo che non vuole tagliare la spesa e invece aumenta le tasse. E la soluzione qual è? Uscire dall'euro? Naturalmente i paesi sotto stress non sono riusciti a creare un fronte comune. Il Presidente del Consiglio Monti ha fatto diversi tentativi a onor del vero, ma non si è riusciti veramente a compattare questi paesi e a creare una relazione maggiormente dialettica con la Germania. E l'enorme delusione di Mario Monti è stata che lui, come tecnico, arrivava lì nel momento di crisi, poteva andare al Parlamento e dire: io sono tecnico, non sono politico, non ho ambizioni politiche. Adesso, domani voi Parlamento mi abolite i notai, abolite i farmacisti, abolite i tassisti, abolite le regole, tariffe, ostacoli, monopoli, orari di chiusura dei negozi, il fatto che un negozio non può aprire a mezzanotte se vuole aprire, e tutte queste regole medievali, o me le abolite o me ne vado a casa. Invece lui, evidentemente, ha deciso di fare il politico, ma la sua macroeconomia, la sua e la politica è stata totalmente rifiutata qui a Washington, come dal Fondo Monetario Internazionale, come dalla Banca del Giappone. Paradossalmente quello che noi vediamo è che a fronte di un'azione di contenimento del deficit e del debito pubblico, il rapporto debito-PIL sta aumentando, non sta diminuendo. E questo a fronte dei sacrifici enormi che gli italiani hanno compiuto in questi anni. Ma mentre tutto il mondo cresce, l'Italia non cresce da quando è entrata nell'euro. Parliamo di 12 anni, 13 anni. Sono lunghe 13 anni senza crescita in un mondo che sta crescendo. Ma lo spread, la grande speculazione, la tempesta sull'Italia è sicuramente uno spunto, un'occasione, un modo con cui viene imposta al nostro paese una politica precisa, la politica europea voluta dalla cancelliera Angela Merkel. Persino l'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer si chiede in questo periodo, in un'intervista al Corriere della Sera: è questa la politica giusta per l'Europa? Intanto la situazione si aggrava. Arriviamo al settembre 2011 e a Cernobbio il consueto appuntamento dello studio Ambrosetti diventa un'anticamera di quello che poi sarà qui a Palazzo Chigi il nuovo Consiglio dei Ministri del governo tecnico. La consueta riunione di Cernobbio, che ogni settembre riunisce capi di governo, politici, economisti ed imprenditori di tutte le parti del mondo, noto come il Workshop Ambrosetti, dal nome dello studio di consulenza che lo organizza, è una vera e propria vetrina. Le parole chiave nei titoli dei giornali e dei telegiornali sono diventate soprattutto due: spread e default. Cernobbio oggi botta e risposta tra gli industriali ed il governo. Da Cernobbio Tremonti risponde alle critiche, anche dure, come quelle di Confindustria. Della manovra si continua a parlare, si è parlato ancora a Cernobbio. Un clima pesante, segnato dai contrasti nel governo.
e con l'immancabile presenza delle autorità europee. Sono i giorni in cui l'uomo, ritratto in queste immagini, Jean-Claude Trichet, risulterà il firmatario della lettera ultimatum spedita al governo. Ma soprattutto il clima di rispetto e in qualche modo già di sudditanza è verso una serie di cosiddetti tecnici, tutti presenti. Ecco Corrado Passera, con il concentrarsi delle telecamere su di lui. In quell'appuntamento di Cernobbio parlerà ad ogni TV per quasi 20 minuti. Ecco Mario Monti, anche lui circondato dai giornalisti e dagli obiettivi. Al buffet sembra la star di questi giorni. Il governo tecnico è già nell'aria, anche se viene smentito da Paolo Romani, uno dei ministri economici presenti. Un governo tecnico di per sé, per definizione, non ha una maggioranza. Quindi mi sembra impossibile oggi l'ipotesi di governo tecnico, quindi pare anche che pochi la evocano. E invece sarà la cronaca, se non la storia, a smentire i rappresentanti del governo uscente. Eccoli i protagonisti di Cernobbio due mesi dopo, riuniti di nuovo attorno ad un tavolo. Ma questa volta è quello all'interno di Palazzo Chigi. È la sala del nuovo Consiglio dei Ministri, presieduto da Mario Monti. Adriano a Roma, un luogo della Roma dei Cesari, ma anche a lungo sede della Borsa proprio qui nella capitale d'Italia. Che cosa avviene qua? Un anno dopo esattamente l'attacco della Deutsche Bank ai titoli di Stato, quindi nel maggio 2012, qui proprio qui si trovano Mario Monti, già Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, ospite in qualche modo di questo incontro, e Joseph Stiglitz. Stiglitz è un grande economista, ha lavorato al Fondo Monetario, poi se n'è andato per alcune divergenze proprio sulla politica, sulle politiche di recessione. Parla qui di un tema il cui titolo, il titolo del suo intervento è già chiarissimo. Il tema è oltre l'austerità e il suo discorso lo fa proprio davanti a Monti. Voglio ripetere questo concetto. L'austerità inevitabilmente da sola farà peggiorare la situazione. L'austerità non porterà né la crescita né la fiducia. Distruggerà entrambe. Roma, maggio 2012. Bisogna andare oltre l'austerità, dice il premio Nobel Joseph Stiglitz a Roma, davanti a Mario Monti e all'ospite Massimo D'Alema. Già un anno fa era evidente a tutti, quasi una forma di segreto di Pulcinella della politica, che l'austerità europea imposta al nostro paese dai rapporti di forza cominciava a diventare un problema, in Italia e non solo. I due esperti di economia dei partiti principali alle elezioni, PD e PDL, sono ben coscienti di questo. Fassina del PD. Al di là delle discussioni astratte che potevamo fare 5 anni fa sull'austerità, perché alcuni di noi avevano già indicato, come tanti altri economisti, tanti altri avevano fatto, che questa linea non avrebbe funzionato, oggi siamo di fronte a un conclamato fallimento delle politiche di austerità e di svalutazione del lavoro. E beh, invece passa la linea di Angela Merkel tutta calvinista, se sei in crisi è colpa tua. E per cui passa questa linea, se sei in crisi è colpa tua e quindi devi fare i compiti a casa. I compiti a casa sono sangue, sudore e lacrime. Ma sangue, sudore e lacrime, che vuol dire tagli e tasse, producono recessione. La recessione aggrava la situazione di attacco finanziario, perché nessun investitore ti presta soldi se sei in recessione. Nessuno ti presta, nessuna banca ti presta soldi se sei licenziato, se sei in cassa integrazione. Quindi il danno è la beffa. Fuori dal nostro paese l'analisi è fin più chiara, oggettiva, essendo meno condizionata dalla polemica elettorale. Wolfgang Munchau del Financial Times è il critico più severo della Merkel dal punto di vista del commentatore di economia. Secondo lui non è un principio sano della buona economia avere zero debiti. Nessuna azienda persegue l'azzeramento del debito. Il concetto giusto in economia è il debito sostenibile. Se si considera un singolo individuo che ha un debito eccessivo, si pensa che debba ripagarlo.
ma da un punto di vista di macroeconomia globale si devono fare considerazioni differenti, perché se tutti ripagano i debiti nello stesso momento, in un periodo in cui l'economia è in calo, si rischia di finire in una recessione che si autoperpetua. Non è ciò che sta accadendo all'Italia, che è entrata in un programma di riduzione del debito con l'austerità, ma il governo ha sottovalutato l'impatto dell'austerità sulla crescita. Si è visto chiaramente che hanno sbagliato i conti per quanto riguarda l'impatto economico dell'austerità e ora il paese è in recessione e si renderà necessaria un'ulteriore austerità. Il più grande sociologo del mondo, Zygmunt Bauman, il teorico della società liquida, descrive così le cause delle politiche di austerità sulla gente. Il collasso del credito, crisi economica, è il risultato di 30-40 anni di orgia consumistica. Siamo stati indotti a credere che senza pagarne il prezzo, senza pagarne il costo, avremmo potuto vivere di credito, spendere denaro che non abbiamo guadagnato. Credito aperto a tutti. La crescita economica degli ultimi 30 anni, prima del 2007, è stata vissuta per lo più spendendo le risorse dei nostri figli e dei nostri nipoti. E anche se si tratta di nipoti o pronipoti non ancora nati, nasceranno già immersi nel debito fin sopra i capelli. Dovranno pagare il prezzo della nostra orgia consumistica. I governi hanno reagito in modo molto tradizionale. Quando il capitale finanziario decide di vivere una vita propria, quando il sistema bancario cessa di esistere in quanto mezzo per alimentare il settore dell'economia reale, ecco, credo che questo sia il più grande errore di coloro che hanno creato il sistema finanziario globale di oggi. E non si tratta soltanto degli stati, dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America o della Gran Bretagna, Germania, dell'Europa, no. Questa è specificatamente l'oligarchia finanziaria internazionale. Hanno creato questo sistema e ora stanno combattendo per rimanere in cima al mondo anche oggi. Sono loro i responsabili di questa situazione. Ancora il professor Paul De Grauwe, luminare della London School of Economics e autore del primo rapporto scientifico sulla composizione dello spread. In questo momento ciò che temo è che il rischio nei mercati finanziari, ora ridotto grazie alle decisioni prese da Mario Draghi, si stia spostando e si trasformi in un nuovo rischio. Vale a dire il rischio che nasce dal fatto che molti paesi del sud si stanno avviando verso una recessione profonda che diventa addirittura una depressione, come negli anni 30, con aumenti vertiginosi della disoccupazione. Questo dà origine ad un nuovo rischio sociale e politico molto più pericoloso per certi versi del rischio puramente finanziario che esisteva prima, perché allora la banca centrale aveva in qualche modo risolto la situazione, ma la banca centrale non può risolvere eventuali sollevazioni che nascono a causa della forte insoddisfazione della popolazione priva di prospettive di miglioramento e con una disoccupazione molto alta. E se tutto ciò porta a mobilitazioni e sollevazioni, non può essere fermato immettendo denaro. Per i paesi che hanno un debito molto elevato, la politica di austerity è certamente indispensabile per alleggerire il peso del debito alla spalla. Ma nel frattempo ritengo che la crescita sia molto importante e credo anzi che sia forse questa la soluzione finale per uscire dalla crisi.